Ciao a tutti, come promesso eccomi qui oggi per il video assaggi finlandesi. Ragazzi, non vedo l'ora di provare queste bontà che ho preso in Finlandia. E come potevo io non prendere tutti i prodottini dolci, come golosona come sono, non potevo prendere prodotti salati. Quindi per chi ancora non lo sapesse e vedesse questo video per la prima volta, diciamo di tutti i video che ho fatto, sono stata in Finlandia per i campionati europei di Taekwondo, quindi l'arte marziale che pratico ormai da tantissimi anni. E iniziamo subito con questi dolcettini al mango. Guardate che strani che sono. Esistevano anche alla fragola, se non erro, però ho voluto prendere questi perché mi hanno incuriosito tantissimo, soprattutto perché al mango qua non si trova, si trova poca roba qui, pochi dolci preparati col mango. E vi mostro gli ingredienti se riuscite a capire qualcosa. Come vi dicevo, è una lingua stranissima, sembra che siano tutte parolacce in sardo, coschiato, tutte piene di K. Eh sì, che fame. Sono rimaste anche integre durante il tragitto, durante il viaggio per tre aerei, pensate un po'. Eh sì, abbiamo dovuto prendere tre aerei, abbiamo fatto Cagliari-Bergamo, Bergamo-Milano-Linate, Milano-Linate-Stoccolma e poi Stoccolma-Tampere. Quindi immaginatevi il caos più totale. Che carini che sono. Prendiamo questo. E se non facevo anche in tempo ad assaggiarli, non ne avrei trovato neanche più, perché guardate un po', si sciolgono, si stanno già sciogliendo. Che carini. Che buoni, ragazzi. No, ragazzi, sono particolarissimi. Non vi posso dire, li dovete provare. Vabbè, se andate in Finlandia, provateli. Innanzitutto sono sofficissimi e poi hanno questa cremina dentro, si sente questo buon sapore di mango. Buoni, buoni, buoni. Questi andranno dritti dritti nel frigo, in modo tale che saranno i protagonisti delle mie prossime colazioni mattutine. Mi piace il primo prodotto, approvato al 100%. Ottimi, ottimi veramente. Poi passiamo a un'altra novità. Questo Oreo, questa è una barrettina Marabou che io non avevo mai visto. Ovviamente lo dovevo prendere assolutamente. Sono rimasta incuriosita perché deve essere un cioccolatino con tanti pezzetti di Oreo al suo interno, vedete? La figura dice quello. Adesso lo apro subito, sono curiosissima. Anche questo, ragazzi, si stava un po' per sciogliere. Ho impiegato troppo tempo a fare questo video assaggi. Carinissimo. Che buono. È buonissimo, ragazzi, proprio come sospettavo. Buono. Toglietemelo dalle mani, perché altrimenti lo finisco tutto. Poi passiamo a questo, che è stato quello più caro. Pensate, questa tavoletta di cioccolato al mango e al cocco, che anche questa mi ha incuriosito troppo. Mi ha incuriosito tantissimo. L'ho pagata più di 3 euro. Mi sa che l'ho pagata 3,50 euro o 3,70 euro. Però non potevo non prenderla perché, vedete, c'è anche il sito. Perché è una cosa particolarissima che non avevo mai visto. Una barretta, pensate, una barretta di cioccolato al cocco e mango, troppo troppo particolare. Wow! È un lingotto d'oro, per questo che costa così tanto. Dunque.
No, ma guardate che spettacolo. Vediamo un po' se si vale questi soldi. I soldi che costa. Non so se si riesce a intravedere, ma all'interno ci sono dei pezzetti enormi di mango, probabilmente disidratato. Che buono! Diciamo sì che si sente di più il sapore del mango rispetto al sapore del cocco, riesce a prevalere sul cocco. Comunque, se li vale tutti i soldi, è buonissimo. Vi consiglio di visitare il sito, ve lo faccio rivedere, e magari se volete togliervi uno sfizio anche di, e se si può anche di ordinarlo. Buono, buono, buono. Un gusto proprio di cioccolato tropicale. Una striscia di cioccolato in faccia avevo. Ok, poi passiamo a questi, i Pirca. Mi fanno sorridere tantissimo questi nomi. Dovrebbero essere tipo gli oro saiva, sapete, quelli oro choc, mi pare si chiamino così. Però questi, avendo la fragola disegnata, le fragole disegnate, ho pensato che magari fossero appunto al gusto fragola, e quindi anche questi mi hanno incuriosito e li ho voluti acquistare. Ah, che carini. Andiamo subito. No, che buono! Come ho aperto la confezione mi è arrivata questa bella folata infinita e fortissima di fragola. E poi sono carinissimi. Guardate quanto è grosso il biscotto e il cioccolato. Molto più grossi rispetto agli oro choc. Scusate. Ecco cos'è, ragazzi, io pensavo che il cioccolato si stesse sciogliendo, dato che c'è un caldo ormai qui a Cagliari, e invece tra lo strato del biscotto e lo strato di cioccolato c'è la confettura di fragole. No, che idea fantastica! Sono buonissimi! No, ma io devo tornare assolutamente in Finlandia perché li voglio. Ragazzi, sono indecisa se attribuire più un 10 a questo o un 10 ai tortini di mango. Ma mi sa che questi ho alla barretta Oreo. Ma mi sa che questi superano di gran lunga almeno tutti gli altri prodotti che ho assaggiato. Sono entusiasta. Ora passiamo a questo. Guardate quante cosucce ho comprato, sono un caso disperato ormai. Questo è una barrettina al cioccolato con i lamponi in mezzo. Anche questa mi ha incuriosito e non potevo non prenderla, ovviamente. Aiuto, però questa sì che si stava per squagliare, per sciogliere. Sì. Ci voleva un po' di frigo per queste barrettine, non ci ho pensato. No, ragazzi, questo non soddisfa per niente i miei gusti. Non è di mio gradimento, no. È
troppo gommoso. No, 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 no. Questo lo lasciamo stare. Peccato, per adesso ero felicissima di aver fatto tutti gli acquisti corretti. Ora passiamo all'ultimo prodottino e sono questi Dammol Wafer. Si chiamano così, dice original, dice new, non so come potevano essere gli altri. Comunque della marca Pfizer o Pfizer. E... oh, che carini che sono! E poi hanno un buonissimo profumo, ragazzi. Carinissimi. Che buono, sapete, hanno il profumo delle caramelle mu. Sono buonini. Buoni. Mi piacciono. Vedete, per quello che mi ricordavano le caramelline toffi. Eh sì. Buoni. Quindi ragazzi, facciamo un breve riassunto e una classifica veloce veloce per farvi capire un po' i prodotti che mi sono piaciuti di più. Al primo posto mettiamo questi Oro Choc alla fragola, li chiamiamo così, dai. Poi secondo posto abbiamo i tortini al mango. Buonissimi anche questi. Poi terzo posto, facciamo terzo posto pari merito, perché non voglio mettere uno prima uno e poi l'altro, perché sono entrambi buonissimi. Magari se ve lo mostro al dritto. Ok, gli Oreo, questi Marabù, terzo posto pari merito con il cioccolato divine. Divino, ecco, al mango e cocco. E poi mi sono dimenticata di dirvi, vabbè, l'avete letto, al 70% di cioccolato fondente. Sì. Quindi, quarto posto, i wafer, Dammol Wafer, buonissimi anche questi. E quinto posto, proprio ultimo, ma veramente orrendo, questo era orrendo. Questo Brumberg. Video assaggini finlandesi è terminato, spero tanto di avervi incuriosito con questi prodottini particolari e stranissimi, per me sono davvero curiosi. Io quando li ho visti ho pensato subito a voi, ho detto devo assolutamente prenderli, sia perché sono una golosona e sia perché voglio farveli, mostrarveli in diretta e mangiarli in diretta assieme a voi. Quindi spero che il video vi sia piaciuto, di avervi strappato un sorriso come sempre, di avervi tenuto compagnia. Mi raccomando, andate a visitare la Finlandia. E non perdetevi il prossimo video, perché sarà una specie di vlog, quindi vi farò vedere un po' tutti i posticini che ho visitato lì a Tampere, davvero una bellissima città. E quindi ci vediamo al prossimo, vi rimando al prossimo video e adesso vi abbraccio fortissimo. Ciao!